Ma ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere. Ieri ho visto di nuovo Spider-Man e mi sono lasciato leggermente influenzare, ma vabbè, lo ammetto, sono una mente debole. Oggi parleremo di Luna Park, ma non di quelli belli e colorati come piacerebbe a YouTube, così può inserire questo video in YouTube Kids. No, no, bensì di quelli abbandonati. Come avrete capito, a noi esseri umani piace moltissimo abbandonare le cose, i luoghi, i posti, gli animali e ovviamente anche i nostri simili. Per ora ci limiteremo ai luoghi. Alcuni sono davvero inquietanti. E scopriremo un po' la loro storia per capire come mai posti così magici non hanno più vita. Ma prima vi ricordo che per risparmiare ogni giorno e arrivare a fine mese con almeno un euro nel portafoglio passate assolutamente dal mio canale Telegram ufficiale di sconti. E i miei sensi da topper dicono che siete sedurayati, quindi cominciamo. L'ho fatto di nuovo, vero? Scusate, ma adoro Spider-Man. Reino Gulliver. In Giappone esisteva un intero parco divertimenti a tema viaggi di Gulliver, davvero molto ma molto bello ai tempi, creato nel 1997 circa. Il problema è che la mancanza di turisti ha costretto alla chiusura nel 2001 con l'inizio delle demolizioni delle zone più pericolose nel 2007. La cosa più bella era proprio la figura gigante di Gulliver da 44 metri, realizzata in modo maniacale. Il posto si trovava ai piedi del Monte Fuji, quindi vi starete chiedendo come mai aveva così pochi visitatori. Perfino coloro che non hanno mai visitato il Giappone sanno di questo monte stupendo. Beh, si trovava in mezzo a due zone della montagna che è meglio non esplorare mai. E dico mai per davvero, eh. Una è la foresta Aokigahara, la famosissima foresta dei suicidi, e un'altra, a pochi chilometri dal parco, era un laboratorio di produzione di gas nervini. Quindi ecco, immagino non fosse proprio il massimo per un genitore portare il figlio a esplorare cose così prima di raggiungere un bellissimo parco divertimenti. Parco Alba Noel. A qualcuno di voi fa paura il Natale? Strana domanda, ma assolutamente legittima, visto che ora andremo a vedere un inquietante parco divertimenti a tema Natale, che forse vi farà passare la voglia di festeggiare quest'anno. A Rio de Janeiro qualcuno sembra aver smesso di credere in questa festività. Eccovi il Parco Alba Noel. Per gli amici in italiano, Parco Albano? Precisamente si trovava a Itaguaí. Era stato costruito per volere del politico Antonio Albano Reis, che era considerato il babbo natale del paese. Si vestiva spesso in quel modo per girare ospedali e altre cose importanti sulla beneficenza. Il problema è che è morto in un incidente stradale, quindi questo parco a tema non è nemmeno stato completato. L'idea iniziale era prendere una fetta di area molto ma molto più grande. L'unica cosa che mi chiedo è come avrebbero fatto a tenerlo in piedi durante l'estate, o in altre stagioni all'infuori dell'inverno. Di solito la mia festività natalizia c'è per un millisecondo il 25 dicembre, per poi sparire per tutto il resto dell'anno. Un fotografo della CNN di nome Christopher Jones è andato a fare visita al luogo e ha scoperto tanta ruggine, sporco, erba, incolta e palme qua e là. Il tutto avvolge dei babbi natali inquietanti, che se visti a mezzanotte potrebbero far pensare a un film con nonni zombie con la barba e costumi rossi. Ma per fortuna niente goblin spaventosi che volano. Cosa c'entra adesso il goblin con questo parco? Spree Park. A volte anche luoghi abbandonati diventano luoghi di turismo. Non si sa come mai, ma a noi esseri umani piace guardare le cose che abbiamo lasciato alle spalle. Wow, che frase strana, ma sembra sia la verità. Abbiamo a Berlino, per esempio, lo Spree Park, che prima era uno dei parchi più belli del paese. Quindi cos'è successo? Perché ha smesso di avere turisti? Nacque nel 1969 in una zona di circa 18 ettari di terreno. Era un vero e proprio successo. Più di 1,5 milioni di visitatori l'anno venivano a divertirsi allo Spree Park. Ma dopo la caduta del muro di Berlino, scesero a 500.000. Nessun problema, perché anche in questo caso, nonostante la crisi e l'area del parco fosse diminuita in poco tempo, si era riusciti a riportare tutti i turisti, superando stavolta i 2 milioni. Sfortunatamente il botto finale è arrivato verso il 2000, quando il Senato chiese ai proprietari del parco di adattarsi alla cultura occidentale, che non ho la minima idea di cosa volesse dire, e al fatto che da ora in poi le aree più verdi del paese sarebbero state protette a tutti i costi. Una bellissima cosa! Il problema è che il parco era circondato da aree verdi che dovevano essere rimodellate per diventare dei parcheggi o dei negozi o delle attrazioni. Senza quelle zone tutto andò in fumo. I visitatori diminuirono tantissimo e in soli 2 anni il parco venne chiuso. I proprietari persero tutto e finirono in rovina. Una delle figlie però rimase lì aprendo un chiosco. Perché ora non si sa per quale motivo è una zona turistica molto ambita. Si possono trovare solo giostre distrutte e dinosauri di plastica ribaltati. Eppure alle persone piace.
Comunque, voi che dite? È stato un bene salvaguardare l'ambiente in questo caso a discapito delle persone che hanno perso il lavoro? E pausa quiz. Stavolta vi do un piccolo indizio. Anche se secondo me in tanti avranno già capito, l'insieme delle tre immagini si riferisce all'ultimo capitolo di una trilogia uscito l'anno scorso al cinema, con due uomini pelati molto forti. Sapete quindi dirmi a quale film si riferisce? Risposta alla fine del video e continuiamo. Disney River Country. Fu il primo parco acquatico mai costruito dalla Disney. Esatto, proprio da loro, che stanno per conquistare il mondo a suon di film d'animazione alla High School Musical. Quindi come mai un parco abbandonato? Con volti di topolino inquietanti ovunque? Perché in fondo sappiamo tutti che entrare in un parco Disney è come entrare in un mondo magico, anche se abbastanza costoso. È stato costruito nel 1976 in Florida, sulle rive di Bay Lake. Insomma, una zona fantastica. Era caratterizzato da un tema tropicale con rocce e massi artificiali. Venne descritto come un parco acquatico vecchio stile, con una bellissima montagna artificiale che creava delle cascate per gli scivoli dei bambini. Cioè, aveva proprio di tutto. Ci si poteva vivere tra un po'. In estate poteva essere la meta definitiva, ma, come in ogni storia che racconto, c'è un piccolo grande ma che deluderà tutti. Nonostante il sistema di filtraggio, le acque del lago non vennero del tutto purificate. Nel 1980 un ragazzino di 11 anni perse la vita a causa di una malattia mortale causata da un'ameba. Due anni dopo un ragazzo di 14 anni, del Dakota del Nord, annegò dopo essere caduto nel lago alla fine dello scivolo Hoop and Holler. La famiglia fece causa alla compagnia per non aver messo i cartelli che avvisavano quanto fosse profonda l'acqua. E alla fine la Disney dovette versare alla famiglia $375.000 di risarcimento danni. E quindi ora penserete, ah, ecco perché è stato chiuso. Invece no, erano motivazioni abbastanza valide per far demolire tutto sicuramente, ma non per l'amministrazione Disney o per il governo. Il parco andò così bene che ne costruirono altri due, il Typhoon Lagoon e il Blizzard Beach. Erano più grandi, con più giostre e quindi, credo, più divertimento. Per questo motivo il River Country chiuse. La Disney aveva fatto concorrenza a se stessa. Il 20 gennaio 2005 venne annunciato ufficialmente. Negli anni seguenti alcuni adolescenti provarono a infiltrarsi in quel parco, pericoloso più di prima, giusto per filmare qualcosa e fare foto. Disney venne costretta a prendere provvedimenti, visto che i media avevano ricominciato a parlarne. Drenarono una piscina di oltre 1 milione di litri di acqua, chiamata Upstream Plunge, per prepararsi ad abbattere tutto e creare un hotel con 900 stanze, chiamato Reflections. Sarà inaugurato nel 2022. Nara Dreamland. In Giappone c'era un vero e proprio posto da sogno da visitare. No, non il parco a tema Nintendo, quello aprirà il 24 luglio ad Osaka. Segnatevi la data, eh. Comunque qua parliamo della Dreamland a Nara, chiamata appunto Nara Dreamland. Il parco divertimenti più fotografato di tutto il mondo, costruito nel 1961 da Kunizu Matsuo. Ora è composta da giostre fantasma. Matsuo si ispirò a Disneyland, ne rimase così colpito da volerne creare uno tutto suo personale. Pensò che l'idea potesse funzionare anche in Giappone e decise così di riproporla nella città di Nara. La voleva fare uguale, una copia esatta. Il problema è che Disney non concesse i diritti per i suoi personaggi più famosi. Così se ne dovettero inventare di completamente diversi. Aprì i propri battenti il 1 luglio 1961, senza Pippo, Pluto, Topolino, Paperino e compagnia bella. Cioè, in pratica gli hanno dato i diritti per copiare uguale tutte le giostre, ma non i personaggi. Comunque sia, l'attrazione più bella era il castello della Bella Addormentata. Ma non bastava da sola a tenere su la baracca, come si dice dalle mie parti. Il lento declino iniziò nel 1983, 20 anni dopo la sua inaugurazione, a causa dell'apertura del Disneyland Park di Tokyo. E che cavolo, Disney, ma lo fai apposta? Ehi, un attimo, ora ho capito perché non ha concesso le licenze dei personaggi. Matsuo dovette vendere l'intero parco. Insomma, non puoi battere un Disneyland. Venne comprata da una catena di supermercati chiamata Daiei, e loro, bene o male, stavano tenendo in piedi le rimanenze. Il problema è che il colpo di grazia arrivò nel 2001, quando nacque l'Universal Studio Japan di Osaka, a soli 20 km da Nara. Cioè, prima di arrivare a Dreamland, i turisti svuotavano il portafoglio in due posti famosissimi, quindi manco avevano i soldi per il biglietto. È stato chiuso nel 2006 e le sue attrazioni, ancora tutte in piedi, sono diventate centro di culto per fotografi e esploratori urbani di tutto il mondo. Comunque, se siete interessati a comprare questa struttura, potete farlo, eh. Uno studio immobiliare si è occupato delle scartoffie e ora viene a costare soltanto 6 milioni di euro. E prima di concludere la risposta al magico quiz era Glass.
Quel film dove i combattimenti sembravano degli abbracci estremi tra lottatori di wrestling. Con questo concludiamo. Che dire, se volete andare in queste zone potete farlo, ma ve lo sconsiglio di notte. Pensate che per l'ultima c'è pure un tour guidato a pagamento. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.